Buonasera a tutti e benvenuti a Schiocco di Luce, il nostro angolo di ispirazione, motivazione e determinazione. Come state? Tutti bene stasera? Ci sono 800.000 gradi! Quindi sono felice anche stasera che siete qui connessi e non potrei essere più grato per il sostegno anche che state dimostrando. Grazie a voi questo canale sta crescendo ogni giorno, sì, perché siamo arrivati a più di 1.000 spettatori e iscritti. Quindi grazie di cuore per essere qui con noi. Se siete anche nuovi qui vi invito a unirvi alla community di Schiocco di Luce iscrivendovi al canale e attivando la campanella per non perdere nessuna delle future esplorazioni. Ricordate di lasciare un like e di condividere la diretta per raggiungere ancora più cuori e anime. Ci tengo anche a dirvi che ho creato un ambiente accogliente, simile a un caldo salotto, adesso abbastanza fresco, dove gli ospiti da artisti, operatori olistici, docenti ed esperti del benessere possono sentirsi a casa e condividere liberamente i loro viaggi personali di trasformazione. In ogni episodio cerco con lo schiocco di luce quel momento di rivelazione che ha segnato una svolta significativa nella vita dei miei cari ospiti, rendendo la persona che sono oggi. Queste storie non sono solo narrazioni, sono fari di ispirazione, speranza e guida per tutti noi nel cammino verso una maggiore consapevolezza e realizzazione personale che può fortificare la vostra potenza interiore. Preparatevi a essere ispirati e non esitate, anzi vi invito a interagire con noi in diretta con le vostre domande e commenti sull'argomento di oggi. La vostra partecipazione rende questa esperienza ancora più ricca e profonda. Ora, con grande entusiasmo, vi annuncio i prossimi eventi. Venerdì 27 giugno terrò un corso per potenziare la forza interiore con le campane tibetane presso Ametista Olistica San Cesario di Lecce dalla grandissima Silvia Perrone. Un'opportunità imperdibile per chi desidera riscoprire e rafforzare la propria energia interiore. Domenica 30 giugno sono lieto di annunciare che sarò ospite della Consulta delle Donne, un'associazione promossa dal comune di Avetrana in provincia di Taranto in occasione della Settimana del Benessere. Sarà un evento speciale dedicato al rilassamento, alla rigenerazione. Terrò una breve anche conferenza introduttiva dove parlerò dei benefici del suono per il nostro benessere. Successivamente guiderò un viaggio di rilassamento con una meditazione guidata per introdurre il bagno sonoro con le campane tibetane che condurrà i presenti in uno stato di profonda calma e serenità. Lunedì 1 luglio a Veglie, provincia di Lecce, condurrò un bagno sonoro con meditazioni guidate per riarmonizzare i 7 punti energetici del corpo. I chakra. Un sincero grazie a Pietraviva Spa per il loro supporto e collaborazione. Venerdì 5 luglio tornerò con grande piacere al centro estetico Cloris di Muro Leccese in provincia di Lecce per trattamenti individuali. Un grande ringraziamento a Iris per la preziosa collaborazione e al suo staff. Non vedo l'ora appunto di incontrarvi a questi eventi per condividere insieme momenti di profonda trasformazione e crescita. Per chiedere info scrivete la mail che vi mando tra pochissimo in sovraimpressione. Anzi, sapete cosa faccio? Ve la mando adesso. Ve la faccio vedere adesso perché stiamo entrando nel pathos per presentare l'ospite molto speciale di questa sera e mi tocca anche molto nel vivo perché sono contento. Ecco la mail. Questa cosa è molto bella perché l'ospite di stasera è speciale. Quindi, allora, siete pronti? Anzi, prima di questo, guarda qua, facciamo, entriamo nel vivo. Vai. Allora, concentriamoci. Ah, facciamo un bel respiro profondo. Creiamo la bolla energetica. Le frequenze si sono alzate. Questa sera
abbiamo un ospite davvero speciale. Sono entusiasta di presentarvi Odette Di Maio. Odette è una figura straordinaria nel mondo della suonoterapia e dell'astrologia. Vive a Milano e ha dedicato gran parte della sua vita allo studio e alla pratica di queste affascinanti discipline. È un'archivista di terzo livello, esperta di astrologia e canto, e ha una carriera musicale internazionale di grande successo alle spalle. Ha collaborato con artisti di fama mondiale come Schiller e Paarov Stellar, solo per citarne alcuni. Poi approfondiremo. Nel 2012 Odette si è diplomata come counselor relazionale e ha continuato a esplorare il potere terapeutico del suono e della voce. Oggi propone una personale interpretazione delle tecniche di suonoterapia combinando campane tibetane e strumenti vibrazionali, che ho sentito in briefing e sono già elettrizzato, perché sono veramente potenti, e canto canalizzato per portare benessere e armonia. Questa sera Odette ci guiderà attraverso due temi affascinanti: suonoterapia e astrologia. Esploreremo come le vibrazioni sonore possano influenzare le energie astrologiche e migliorare il nostro benessere. L'uso della voce nella suonoterapia. Scopriremo come la voce possa diventare uno strumento di guarigione e trasformazione personale. Non vedo l'ora di approfondire questi argomenti con lei e sono sicuro che anche voi troverete questa serata illuminante e ricca di nuove scoperte. Durante la diretta non esitate a fare domande. Odette, mi raccomando, questa è un'opportunità unica per apprendere direttamente da una delle voci più esperte del settore. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere nessuna delle nostre future puntate. Prepariamoci a una serata di vibrazioni positive e nuove conoscenze. Un caloroso benvenuto a Odette Di Maio. Ciao Odette. Ciao, eccomi, ciao Alex, come va? Bene, Come stai? Bene tu? bene, grazie, un po' accaldata come tutti, immagino. Ho detto che ci sono Speravo di... 38.000 gradi. Tu mi stai ancora peggio di noi qua a Milano, tu sei vicino al mare almeno, Sono però... vicino al mare, sono già in abbronzatura andante, avanzata, quindi quando posso vado a farmi un bagnetto, prendere un'oretta di sole che non guasta mai perché non troppo, sai, giustamente abbiamo nei posti giusti, no? Di sole basta anche 20 minuti, però io mi addormento e ciao. Bene. Senti, ma sì, allora, io ho visto che comunque a Milano ci sono un po' di perturbazioni, adesso com'è? Ma guarda, c'era stato un cielo un po' grigio tutto il giorno, domani è previsto un peggioramento, ma da sabato forse si riapre tutto e quindi aspettiamo l'estate. Tra l'altro mi hai concesso questa intervista nella serata del solstizio, eh? Buon Quindi solstizio a tutti. buon solstizio a tutti, lasciamo andare questa primavera un po' ballerina, traballina, che non ci ha convinto granché, però è sempre la primavera, che è la mia stagione preferita, e abbracciamo questo estate che speriamo si stabilizzi un po' di più questa sera proprio, eh? Entriamo nelle energie del solstizio. Esatto, ma hai notato che tra l'altro gennaio, febbraio, cioè, c'è un sole che è inoltrato fino a marzo, cioè si sta meglio quasi Ormai dopo fine Natale. inverno, esatto, ma chissà, vedremo, dai. Io vedo dei bei strumenti di fianco e dietro di te, abbiamo una genesa molto bella che anch'io ho alle spalle mie, bella quella, cos'è? Di metallo, giusto? O Sì, è di di metallo, metallo. sì, ce l'hanno regalata per la casa, sì, devo dire che è una bella presenza. L'albero della vita e un tamburo. Tamburo, Che belle cose. sì, ma c'è altro qui nascosto, sul divano, Lo quindi so, lo so, lo lo so, tiriamo no, non fuori. sveliamo su. Non sveliamo. Guarda, stanno entrando le Buona. persone, diamo ancora una buonasera, vediamo. Scrivete, commentate, siamo qua con noi, stiamo interagendo e come per tutti i miei cari ospiti, chiedo a Odette, incominciamo un po' nel vivo, perché mi fa anche piacere sapere. Se volesse condividere con noi, qual è stato, Odette, magari tra i tanti, il tuo schiocco di luce che ti ha fatto cambiare vita? Guarda, gli schiocchi di luce, come dicevi tu, sono sempre tanti, arrivano a volte in maniera molto luminosa, a volte in modi un po' più nascosti, un po' più velati, però sono tanti semini che poi accumulandosi ci trasformano, no? Quindi possono arrivare da letture, da corsi, da incontri,
nella vita, che ci portano delle novità, dei contenuti. Però devo dire che un momento molto importante che mi ha fatto proprio fare uno switch e mi ha avvicinato anche al mondo della suonoterapia è stato nel 2018. Io stavo un po' esaurendo quello che era il filone della mia carriera musicale tradizionale. Prima hai citato qualche collaborazione, ma io è da quando ho 20 anni, bene o male, che calco i palchi, ho inciso dischi, quindi ho una carriera professionale, insomma, abbastanza consolidata. E però nel 2018, ormai, insomma, un po' in età anche avanzata, sentivo che questo filone si stava proprio esaurendo, eh? E quindi c'è stato un momento un po' di crisi personale, lo ammetto, lo abbiamo tutti nella vita prima o poi, che mi ha fatto proprio rendere conto di come stesse finendo una parte, stesse morendo in realtà una parte importante di me, no? Che era legata molto a questo mondo della musica tradizionale. Sentivo sempre di più dentro di me una tendenza, una voglia di trasformare il dono che ho ricevuto, che è quello dell'amore della musica, come dire, anche della voglia di cantare, di trasformarlo e renderlo qualcosa che potesse dare piacere e beneficio in termini proprio di benessere alle persone. Quindi da lì è iniziato proprio tutto il mio percorso di avvicinamento al suono, alla suonoterapia, alla cantoterapia. E quindi direi che quello è stato un momento molto forte di passaggio. Se posso introdurre anche, no, un pochettino quello che mi risuona, il fatto che abbiamo in comune un passato di rodaggio nel mondo della musica a livello proprio viscerale, perché quando tu magari sarai anche d'accordo, ti risuona, fammi sapere, calchi palchi, calchi palchi. Sei in una situazione dove conosci gente, capisci un po' come funziona dietro le quinte, ci sono delle dinamiche che ti fanno crescere, perché poi anch'io quando ho 12 anni mi esibivo nei locali di Milano vestito da Blues Brothers, quindi per dirti, Corte dei Miracoli di Renato Converso, dove avevano iniziato i Fichi d'India, cioè il cabaret, poi abbiamo veramente vissuto, no, quelle che sono la gavetta e il tastare proprio con mano, tangibilmente, una realtà che ti faceva capire che anche tornando a casa puzzavi di fumo, anche se magari non si fuma, capito? Ti È ricordo. così. E qui tutto è portato al fatto di avere un bagaglio anche a livello esperienziale e di energie che a un certo punto, secondo me, da quello che hai detto, sei arrivato a un punto, ma secondo me hai avuto proprio quello schiocco, come per dire, adesso queste difficoltà le trasformo in opportunità. Esatto, sì, è proprio come dici, perché comunque anche insomma, il mio percorso nella musica pop e rock non è stato mai sempre troppo facile, ho dovuto sempre combattere, lottare per ritagliarmi i miei spazi, ho tratto sicuramente grandi insegnamenti, esperienze, mi sono conosciuta, mi sono misurata anche, no? Con quello che può essere la crescita della personalità. Che Però cosa hai fatto, se puoi raccontare magari? sì, beh, io sono stata leader di una band che si chiamava Soon negli anni 90, facevamo parte un po' della scena alternativa milanese, ma anche direi a livello italiano, abbiamo partecipato a Sanremo Giovani, Festival Bar, tournée in tutta Italia, Cavoli. due dischi con la Polygram, quindi eravamo molto, cioè abbastanza noti nella scena underground dell'epoca. Parlo di metà anni 90, no? Insieme ai Prozac, ai Tiro Mancino, insomma, quella era un po' la Ok. scena che condividevamo. E quindi, come dire, Quante ho ne hai avuto, viste? ne ho viste tante, ho suonato tanto, tante esperienze musicali, sia di studio che di palco. Poi ho abbracciato un po' una carriera solistica, anche con collaborazioni internazionali, come dicevi.
che mi hanno dato sicuramente delle soddisfazioni. Ho avuto anche un progetto con un artista belga che si chiamava Missot, che era molto particolare, molto sognante e che mi ha anche lì spronato a esprimermi in modi nuovi, in modi diversi, sia nella scrittura, perché io chiaramente scrivevo anche canzoni, sia nell'interpretazione vocale, melodica, no? Quindi ogni tassello ha veramente contribuito ad arricchire la mia esperienza, le mie competenze musicali e a farmi esprimere in modi diversi. Tuttavia, a un certo punto veramente mi sono resa conto che era tutta personalità, cioè tutta un po' egoica come manifestazione. Quindi ho cercato di portare questo indirizzo, questa voglia di condividere il piacere della musica su un'altra dimensione, e la suonoterapia mi ha proprio accolto in questo mio desiderio. Che bello, eh? Il fatto di prendere consapevolezza Sì, entrando in certe dinamiche, certo. se vogliamo, la consapevolezza che non è per carità, non si è mai arrivati da nessuna parte, è un continuo viaggio, no? Quello della È un percorso. consapevolezza è un percorso, come dici tu, però quei momenti, no? Quegli schiocchi iniziali ti mostrano una via diversa, una via nuova che può essere più soddisfacente, anche se comunque non sempre facile da percorrere, però effettivamente è stata molto illuminante e illuminata come direzione, no? Quindi è come se ci si fosse spento un faro da una parte, se parliamo di palco, si è spenta una parte del palco e si è acceso proprio un altro tipo di palco, no? E quindi è veramente bella questa cosa e mi sento ancora chiaramente in viaggio. Tu sei libera in questo momento, cioè ti senti nel tuo dharma, giusto? Sì, mi sento nel mio Dharma, non ancora al 100%, perché sento di poter dare di più e dare di meglio, poi sono un po' perfezionista nella mia natura e quindi cerco sempre di raggiungere nuove vette, sono ambiziosa, ma nei confronti di me stessa, ecco. Quindi sono ancora in cammino per certi versi e sento di poter dare ancora di più, quindi mi incuriosisce sempre anche approfondire, conoscere magari nuovi strumenti, nuove modalità di espressione canora, insomma, sto cercando di lavorarci un po'. Infatti è molto interessante il connubio tra astrologia e suonoterapia. Ci puoi spiegare come sei arrivata a collegare le due cose? Allora, intanto, vabbè, l'astrologia insieme alla musica sono le mie due compagne di vita. Cantavo da quando avevo 3-4 anni e l'astrologia ho iniziato ad approcciarla veramente pochissimi anni dopo, quando alle elementari andavo in giro a chiedere ai miei compagni di classe di che segno fossero. Quindi era qualcosa che era proprio dentro di me già dalla tenera età. E quindi ho coltivato entrambe queste passioni, l'astrologia un po' più di nascosto all'inizio, perché sai, comunque negli anni 80, negli anni 90 non era proprio ancora popolare come forse è riuscita a esserlo negli ultimissimi anni. E quindi parallelamente alla musica coltivavo questi miei studi, queste mie passioni, ho frequentato qualche corso, ho letto tantissimi libri. E quindi ho iniziato anche a interpretare temi natali delle persone, vedendo che forse avevo anche una buona dose di intuizione per guidarmi nella lettura e nell'accompagnamento della persona a conoscersi meglio attraverso questo magico strumento che è l'astrologia. Ultimamente ho cercato delle connessioni fra questi due mondi, perché io ritengo sempre che ognuno di noi ha un po' delle specialità, un po' delle competenze che possono essere unite, fuse per creare un mix nuovo, un mix insolito, no? Ognuno di noi può portare qualche novità, se vogliamo. E devo dire che effettivamente quando parliamo di suono, parliamo di energia, di vibrazione, e quando parliamo di astrologia, idem, parliamo comunque della vibrazione dei pianeti, e della manifestazione energetica degli archetipi zodiacali.
E quindi sto cercando in continuazione di mettere in contatto questi due mondi che sono i miei mondi preferiti. E quindi sto procedendo su questa strada. Grazie, grazie, ho detto. E le campane sono, che poi tu hai, comunque tu suoni, sono in relazione con le frequenze dei pianeti? Allora, guarda, questa è uno dei percorsi che voglio approfondire e voglio studiare, Ok. perché purtroppo c'è molta informazione che può essere anche molto misleading, come lo traduciamo in Sì, italiano? disinformazione, certo. Sì, c'è un po' di Sì. disinformazione, c'è un po' di... Non ho trovato ancora delle fonti uniche veramente attendibili per quanto riguarda la sperimentazione della frequenza di una determinata campana, che quindi è semplicemente una frequenza poi corrispondente a un determinato pianeta, cioè se ne trovano un po' di tutti i colori in giro come informazioni, come percorsi. Quindi è qualcosa su cui mi voglio assolutamente a cui voglio dedicarmi, ma che richiederà un po' di approfondimento in più e non mi piace fare un po' la ciarlatana che è già arrivata e che già sa dare la ricetta pronta per tutto. Effettivamente, come dici tu, però i pianeti hanno una loro frequenza, hanno una loro vibrazione e noi sappiamo che le campane le suoni anche tu, l'hai suonata all'inizio di questa serata. Ogni campana alla sua nota e alla sua frequenza vibratoria. Quindi è inevitabile che poi si possa andare ad associare veramente quella delle sfere celesti, come, no, come diceva anche Pitagora, la musica delle sfere. Quindi c'è sicuramente tanta ricerca da fare in quella direzione, mi affascina tantissimo. È qualcosa che è qui davanti a me che mi sta chiamando. E quindi in questo momento io utilizzo le campane in una maniera un po' più intuitiva, un po' più legata anche alle mie conoscenze musicali, se vogliamo, ma anche in una maniera molto spontanea, ecco, perché comunque non cerco di non essere artefatta quando propongo il bagno sonoro con un percorso ben prestabilito. Ma mi lascio andare anche all'ispirazione del momento. Nonostante io abbia i miei punti di riferimento nell'esercizio di un bagno sonoro, magari una progressione strumentale che so che lavora in un certo modo, ma non in una maniera maniacale andando a cercare la singola frequenza, perché poi su ognuno di noi risuonano frequenze diverse, ritmi Assolutamente. diversi, no? Quindi A meno io che non sia un trattamento individuale, però voglio dire, oggi. Certo. quando lavori in gruppo ognuno ha la sua frequenza, però le Esatto. campane ci portano all'unica frequenza, che è la loro, perché loro vibrano alto, quindi siamo noi che dobbiamo andare verso di Bravo. loro, per quello, giusto? Quella è l'empatia che dobbiamo Esatto. metterci noi al Bravissimo. servizio. Bravissimo. Io mi affido al suono della campana, perché tanto è magico, no? Funziona da solo, come dici tu. Quindi. Ma tu trasmetti delle belle energie, noi ci siamo conosciuti alla conferenza di Stefano Manfrin che presentava il suo libro sul Nada Yoga, quindi le cose capitano dove c'è sincronicità, Jung lo diceva, quindi il principio di sincronicità, il caso non esiste, esiste quello che succede quando tu vibri a una certa frequenza e poi capita quello che capita. Ti ho voluto questa sera perché mi risuona quello che fai. Sento anche un po' di energia anche a livello di connessioni, poi il fatto anche delle campane che hai appena detto è molto bello. Conosci per caso il libro di Mirko Sollima sulla bioenergetico massaggio bioarmonico? No, però mi interessa perché mi interessa sollecitare, me lo farai Sì, perché l'ho sapere. preso, ci ho anche parlato, gli ho mandato dei messaggi così perché proprio in quel libro parla proprio delle frequenze sui pianeti. È Ah, ecco, proprio allora bravo, vedi che tutto non arriva a caso. fa lo studio, solo che anche lì bisogna capire come fa andare a prendere la campana che suona in sol, quindi cioè bisogna poi magari in briefing ti faccio vedere magari due cose perché magari anche tu magari poi ne sai un po' di più in quest'ottica, magari ti risuona qualcosa. Però vedi, il fatto di avere un approccio istintivo e anche il fatto che abbiamo entrambi un passato dove, vabbè, poi per la Polygram, figurati, cioè, stiamo parlando di persone che vivono nella terza dimensione più totale,
Quindi vabbè, sì. poi io ho vissuto anche money, money, money. Vabbè, poi non dico parolacce, però nel senso, a Los Angeles, figurati, ho vissuto 7 anni, come ti Ah, dicevo, e anche lì ho è già. conosciuto la creme della creme. Ma mi è servito. Pensa che io stavo là nei primi 3 anni, no, primo anno, primi 2 anni, senza visto, andavo avanti e indietro. Allora, Caspita. ero sempre in ansia, stress, così perché dovevo tornare, poi tornare, non avevo visto. Quindi poi l'ho preso, però nel momento dicevo, Alex, tanto devi assolutamente farcela, che poi la nostra forza interiore, la nostra voce interiore, che è il terzo chakra. Ma io andavo distinto, perché dicevo, o così o pomì. Tornavo in Italia, avrei fatto il cameriere, ho lavorato in altre cose, cioè non volevo farlo. Ho fatto tutto quello che potevo, anche in Italia, televisione, teatro. Tutto, però volevo fare rock and roll e me ne sono andato negli Stati Uniti. Poi mi sono fatto conoscere, ho fatto un tour importante con Ted Nugent, una canzone nel film, bla bla bla. Però Bello. questo mi portava ad essere disciplinato con, sentivo già un po' la frequenza delle campane che mi portavano a centrarmi, un po' l'allenamento, un po' l'alimentazione corretta per come seguivo, dallo zucchero che avevo praticamente quasi eliminato, che mi ha portato ad avere sbalzi di umore, non lo sapevo. C'è tutto uno studio che ho fatto mio, perché anche lì mi sono dovuto cucinare da solo, altrimenti, cioè, è un delirio, proprio anche dall'alimentazione, no? Perché una scatola di biscotti, cioè, degli ingredienti così, per dirti. Però Vero. essere sempre sul pezzo, quindi non avevo ancora le conoscenze che poi ho preso, ovviamente non si finisce mai di imparare, però sono arrivato alle campane e adesso anche con te stiamo parlando di cose che magari anni fa non avrei neanche pensato, cioè, di intraprendere come discorso, però siamo in sincronia. Sei qua, hai una bella energia, stai tramandando comunque alle persone questa cosa bella del fatto che adesso farai vedere magari gli altri strumenti, che comunque hai molta più, come dici tu, anche energia, ti senti più collegata, però anche le campane possono dare un loro. Fantastiche, io adoro le campane ed è nato tutto da lì, indubbiamente, cioè, è veramente una porta di accesso importante e che risuona immediatamente nelle persone, che porta a una riarmonizzazione cellulare ma in tutti i corpi immediata, immediata. Quindi l'effetto delle campane è sempre stupefacente, fanno tutto da sole. Noi dobbiamo solo essere lì al loro servizio e quindi effettivamente hanno una loro magia e io comprerei campane tutti i mesi, fosse per me, guarda, Sì, continuerei anch'io sono proprio. entrato in quel loop. No, no, è terribile, perché continuerei veramente a prenderne di nuove, di più belle, sofisticate. Adesso quest'estate andrò nel Southwest americano. Ah, E vedi. andrò a Sidona, che è un posto Ah, c'è stato, pazzesco, bellissimo. Arizona, e ho già preso contatto con un negozio che vende campane di tutti i tipi. Non lo so con che cosa tornerò Fantastico. a casa. È molto energetico quel posto, eh? Mi Lo ricordo so, quando andai, ero già proprio. stata. Ah, fanno anche un tè particolare. Ah, il tè no, non me lo ricordavo, quindi grazie per la dritta. Sì, vai a chiedere se di questa cosa, che magari ne fanno più di uno, però so che fanno un tè molto particolare. Poi, vabbè, gli alieni, ci sono quelle rocce, ci sono dei vortici energetici Sì. molto particolari, questo sicuramente lo sai. Sì. Però tu hai il Dharma, il tuo Dharma, caro, ho detto, te lo dico io, facciamo lo scoop, però per dirti, no, sono contento perché hai questo strumento importantissimo e vorrei che lo approfondissi stasera, magari anche con le persone che ci ascoltano, che è proprio la tua voce. Quindi come la abbini con questa tua arte, no? Come il fatto che sia entrata la voce, come puoi collegare la voce con la sonoterapia. Grazie. Chiaro. Grazie a te. Allora, guarda, la voce è indubbiamente la componente essenziale, almeno della mia proposta, della proposta dei bagni sonori, della suonoterapia, per come l'adotto io. Io ho proprio cominciato con quel desiderio di utilizzare la mia voce a fini di guarigione. Chiaro che non è così, da un momento all'altro, mi metto a guarire con la voce. Vabbè, ho fatto i miei corsi, ho approfondito, ho letto dei libri. Un grande pioniere di questa tematica, se qualcuno forse non l'ha ancora sentito nominare, è Jonathan Goldman,
che è uno scrittore americano, pioniere della suonoterapia e che parla molto della voce. Ho avuto il piacere di intervistarlo un paio di anni fa Dai, per un sì. festival che ho organizzato con la mia ex socia delle Mandala Voices, che era un ensemble di suonoterapeute che proponevano musica originale e concerti meditativi. E insieme avevamo organizzato degli eventi online in occasione della giornata mondiale della suonoterapia da lui istituita il 14 febbraio di ogni anno e quindi abbiamo provato a invitarlo a questa intervista in diretta, di cui mi sono fatta poi anche traduttrice simultanea. E lui è una persona squisita che ha veramente dedicato anni e anni, anche lui musicista rock. Che in, bellissima questa sua storia, la racconto veramente brevemente, in cui lui salendo sul palco in giovane età e suonando heavy metal o comunque rock pesante con la sua chitarra, si era reso conto di star suonando per un palco di ubriaconi, gente che si picchiava. E lui diceva: "Ma io posso utilizzare la musica per far stare bene le persone, non voglio utilizzarla in ambienti, in contesti in cui vedo in realtà del malessere. E dove la musica può creare ulteriore malessere." Quindi da lì lui ha avuto una svolta, un'illuminazione che lo ha portato proprio in una direzione di grande crescita e di utilizzo della musica a livelli più spirituali. E lui enfatizza molto l'utilizzo della voce. La voce è un dono che abbiamo tutti, non solo noi che abbiamo avuto la fortuna anche di utilizzarla come professione in ambito musicale, ma tutti noi abbiamo una voce da poter usare. Lui, e lo riporto veramente agli spettatori con grande, piacere, perché lui sostiene e spinge quello che lui chiama the humming effect, cioè l'effetto del, humming, che è semplicemente il utilizzare la M, chiusa, a livello vibratorio, la M della OM, se vogliamo, no? Quindi questa M che è prolungata, e tutti noi sappiamo farlo, può portare benessere all'interno del nostro corpo, può portare benessere per ricentrarci, per calmarci. Quindi semplicemente facendo una o una om abbiamo già questo dono in mano tutti noi. Io poi nello specifico invece durante i miei bagni sonori ovviamente utilizzo anche il mio amore per la melodia, il mio amore per la musica e quindi in alcune parti del mio intervento sonoro mi accompagno con alcuni strumenti proprio cantando, un canto intuitivo, un canto che mi arriva lì al momento. E anche questa è una magia, perché insieme agli strumenti vibrazionali mi rendo conto di come questo canto si modula a seconda della vicinanza della persona che ho davanti a me. Si modula automaticamente. Quindi io Tipo, come fai? Ok. mi avvicino al campo della persona durante il bagno sonoro, mi muovo nello spazio, mi avvicino a ogni singola persona e sento che il mio canto cambia. Cioè io mi Ma fai la affido. M? Cioè fai cosa No, fai lì è come? proprio un canto, lì è proprio un canto intuitivo, molto spontaneo, melodico, tendenzialmente melodico, accompagnata magari da una campana, Ok. così, o da altri strumenti. Mi avvicino alla persona, siccome io esprimo un intento anche prima del bagno sonoro e durante il bagno sonoro esprime un intento di guarigione, perché anche Jonathan Goldman lo diceva che la frequenza della voce insieme all'intento della persona ha questo doppio potere che si amplifica, no? Quindi esprimendo un intento di guarigione, esprimendo un intento di richiamo delle forze della luce, cerco di canalizzare, tra virgolette, canalizzare, o comunque di far passare, magari attraverso questo canto intuitivo, un potere, più grande o, come dire, un momento di guarigione per la persona e le testimonianze me lo confermano. Cioè, molte persone alla fine del bagno sonoro mi riportano: "Caspita, avevo un dolore prima di entrare al piede e ora non ce l'ho più." Oppure
Oppure un'altra persona che era stata operata alla schiena recentemente, dopo un bagno sonoro, si è messa seduta e fa: "Ma io non stavo seduta dopo l'operazione, non riuscivo a rimanere in questa posizione, adesso riesco a farlo". Cioè, quindi Questo è avvengono meraviglioso. quasi dei miracoli. Ovviamente ti riferirai al libro Tantra of Sound, giusto? No, no, Ah! però non so, io attuo questa cosa. Atto No, questa nel cosa. senso che di Jonathan Goldman ce l'ho, ho Ah, preso scusami. proprio quel libro lì. Ah, Ce l'ho quel libro? sì, Per io dire. ne ho letti diversi, lui ne ha scritti tantissimi, di libri. Sì, sì, sì. Però per dire che proprio con l'intento di guarigione, il canto che è comunque alla portata un po' di tutti noi e la campana che fa tutto da sola, cioè adesso non voglio dire che fare i suonoterapeuti è banale, non voglio banalizzare. Però entrando nel flusso, entrando in quell'onda, veramente possiamo diventare dei veicoli molto potenti, no? È molto bello. Infatti, anche nel libro che ho letto di Jonathan mi ha risuonato questa cosa dove lui entrava nel, aveva fatto proprio. Nelle prove con la band, e a un certo punto sente una cosa che non gli risuona più. Forse è la stessa cosa che hai detto, Quella, è lo credo. stesso Qualcosa sì. episodio per cui lui lo racconta sempre. Sì, quindi io ricordo che era proprio nelle prove con la band, e a un certo punto forse vede che non gli risuona più quello che sta facendo, perché vedeva che gli altri erano un po' così diversi. Eh sì, pensa a te, quello è forte. Ma questa cosa del canto, tu fai un canto distinto e ti avvicini alla persona e fai un E canto con la sento che campana. questo canto a volte cambia. Quindi è un po' come fanno gli sciamani, no? Io adesso non mi ritengo assolutamente una sciamana, però ho correlato questo fenomeno a quello che può essere quindi un intervento mirato sulla persona, no? Attraverso degli strumenti vibrazionali. Solo che invece di usare solo lo strumento, anche il canto può essere aggiunto come strumento ulteriore di impatto sulla persona stessa. Poi non è necessariamente deve avvenire qualcosa, no? Però ho notato che il mio canto in molti momenti cambia, per cui se vado davanti a Alex, il mio canto sarà magari molto dolce, una ninna nanna, ok? Se mi avvicino a Maria, per esempio, il canto magari diventa più concitato, cambia note, diventa più cupo, può diventare più veloce, cioè. E questa cosa avviene in maniera spontanea e naturale, quindi io mi lascio andare e il canto è come se prendesse forma e vita in autonomia. Meraviglioso, bellissimo, proprio il fatto di entrare in sinergia, ma quelle persone poi che ti dicono che magari avevo un problema prima, ma perché tu sentivi che la voce cambia e poi dopo si attenua alla persona o rimane sempre così quando tu passi, cioè No, beh, rimane il invariata? canto dura anche pochissimi istanti, ma il canto, e lo ripeto, è super potente perché ha dietro la frequenza della voce, che è una frequenza vibratoria molto forte, molto potente, su cui tutti i nostri corpi vanno a risuonare, e anche un intento che può essere quello di guarigione, no? O di benessere semplicemente. La persona che sta sdraiata può percepire questo canto in modi diversi. Non tutti mi hanno detto: "Ah, avevo il dolorino e ora sto meglio". Per alcuni può smuovere qualcosa a livello emotivo questo canto, oppure può essere evocativo. Lo sai bene anche tu che anche le campane sono grandemente evocative, no? Quindi possono portare in stati alterati di coscienza, possono portare nel mondo dei sogni, nel mondo dei ricordi, in un mondo astrale, cioè ognuno vive un'esperienza in maniera completamente diversa. C'è chi rimane molto concentrato sul corpo, chi invece fa viaggiare un po' anche la mente, lo spirito, no? Quindi veramente il canto è uno strumento in più che si aggiunge a tutte quelle sonorità che ha un effetto sbloccante molto potente, ma che non tutti accolgono allo stesso modo, nello stesso tempo. Certo, vabbè, ognuno ha le frequenze diverse e quindi si ritrova anche un po', non dico uno shock, però con una frequenza che tu gli mandi si ritrovano poi un po' trasformati, perché poi alla fine è quello, è il processo di Esatto. trasformazione.
processo di trasformazione dopo un bagno sonoro, secondo me, avviene sempre e comunque. Indubbiamente ci sono anche persone più nuove all'esperienza che hanno un po' più timore nel lasciarsi andare, che hanno la mente sempre molto presente, ma questo ovviamente vale per tutte le tecniche anche, no, di rilassamento, di meditazione. C'è chi invece ha sviluppato una certa fiducia e si lascia andare completamente, e probabilmente sono le persone che poi guadagnano di più dall'esperienza, no? Certo. Però detto questo, è un percorso graduale anche quello di avvicinarsi a questo tipo di esperienze nuove per tutti, e quindi, come dire, non è da giudicare, no? Quando mi metto in piedi, che faccio il bagno sonoro con la campana, vado un po' tra le persone e canto proprio l'om. Quindi questo mi Cioè, viene, diciamo, così, faccio questo canto che è anche un po' quello va benissimo. universale. Esatto, anche quello va benissimo, no? Una Però è frequenza molto bella molto questa cosa. fisica. Questa cosa che hai detto già mi incuriosisce. Magari dopo ti chiedo qualcosina. Quando vieni a Milano sei mio ospite, dai. Fantastico. Dai, poi magari vediamo quando torno su anch'io. Vediamo, magari facciamo delle cose insieme. Chi lo Bravo, sa. volentierissimo. Allora, volevo chiederti, adesso abbiamo anche il momento degli strumenti. Quindi, se Ah, vuoi, va bene, allora sfoggia. introduco un po' questo parallelismo tra astrologia e suono che mi avevi anche un po' invitato a fare. Quindi, che cosa succede? Che a livello astrologico noi abbiamo i nostri 12 segni zodiacali che compongono la ruota dello zodiaco e che si vanno a suddividere in quattro macro elementi che conosciamo tutti, che sono gli elementi della vita: il fuoco, la terra, l'aria e l'acqua, no? Veramente le componenti, i mattoncini primari che compongono la vita su questo pianeta. E ognuno di noi, nella sua composizione del tema natale, ha proprio un mix energetico di questi quattro elementi, no? Può avere un po' più di acqua, può avere un po' più di terra, può avere meno fuoco, magari non ha del tutto l'aria. Questo si va a calcolare in un modo tecnico che però non ci interessa esplorare qui questa sera. Quindi, solo per riassumere, dicendo che ognuno di noi è fatto di una certa pasta energetica, un certo mix. Ok? Questa pasta energetica quindi può andare a definire che io ho delle carenze o degli eccessi, e spesso succede così rispetto a questi quattro elementi. Questi quattro elementi ho cercato di tradurli, di portarli vicino al mondo del suono. Quindi, che cosa per me è l'elemento terra? Che cosa per me è l'elemento fuoco? Questa è una mia personalissima interpretazione. Quindi non sto dicendo che l'ho letto, l'ho studiato, è consolidato. No, è una mia idea, proprio per quello che dicevo all'inizio, no? Ognuno di noi cerca un po' la sintesi fra tutte le sue conoscenze, magari per portare un risultato nuovo, un risultato originale che va poi sperimentato, va messo in pratica. Però, ad esempio, io sono terra fuoco come mix. Chi l'avrebbe mai detto? Ok. Sono terra fuoco e ho un'altra carenza che è la carenza d'acqua, no? Quindi che cosa si può andare a fare per armonizzare queste energie carenti, visto che proprio il titolo del nostro intervento questa sera è così? Quindi tendenzialmente a livello astrologico quello che poi si va a dire è: ok, allora andrai a compensare queste carenze andandoti a cercare amici, fidanzati, persone della tua famiglia che invece rappresentano quell'elemento di cui tu sei carente, no? In una sorta di gioco di proiezioni, a livello psicologico si chiamano proiezioni. Però nello stesso tempo anche noi in maniera attiva possiamo andare a cercare di riempire, di colmare quell'elemento che è carente, oppure di andare a ridurre, a spegnere quell'elemento che è in eccesso. Ok? Quindi ho pensato che anche gli strumenti che noi usiamo nella nostra terapia vibrazionale possono aiutarci in quel movimento di spostamento, di riduzione, proprio perché gli strumenti vibrazionali che usiamo noi sono riequilibranti. Questo l'avrai sperimentato, cioè le campane tibetane hanno proprio un effetto di riequilibrio della nostra struttura, di tutti i nostri corpi, ok? Quindi
Quindi ho cercato, ma su questo apriamo un dibattito anche con chi vorrà partecipare questa sera, vorrà mandarci delle domande in seguito, vedendo questo video in un secondo momento. Cioè, apriamo il dibattito. Io ho interpretato questi strumenti, anzi, con Alex magari riusciamo già a fare ora un piccolo brainstorming. Ci suona questa cosa qua? Risuona anche per voi? Quindi, qual è l'elemento terra? Per me l'elemento terra è rappresentato dal tamburo. Perché quando io suono il tamburo vado ad agire sulle frequenze basse, sulle frequenze che radicano le persone. E l'elemento terra è questo in astrologia, no? Il radicamento, la terra che ci accoglie. Sentiamo un po'. Secco, che ci accoglie, che ci nutre, ma che ci porta nell'arradicamento, no? Nella profondità. Quindi per me questo è il suono terra. Non so cosa ne pensi, Alex. È profondo e poi è anche collegato ai primi chakra, quindi il primo chakra, il secondo chakra va proprio a farci essere un po' così più presenti e radicati a madre terra. Quindi il fatto di essere connessi con la terra, il fatto di poter sentire anche il battito del cuore, perché poi il tamburo va proprio a Bravo. ricordare il nostro battito primordiale. Esattamente. Quindi questo per me era la terra, ad esempio. Il fuoco, sul fuoco possono esserci sicuramente tanti altri strumenti. In questo momento mi è venuto questo, è un piccolo sonaglio degli indiani Lakota americani. È un Bellissimo sonaglio, questo. è bello, vero? L'ho preso a una Fallo fiera vedere, mettilo più avanti. dove c'erano proprio gli indiani d'America. Aspetta, qua così. Ok. Ah, E bello, bello, bello. molto molto carino, sì, fatto a mano ovviamente, che ha dei piccoli grani dentro questa struttura principale e usato dai dottori medicina, dagli sciamani di queste popolazioni. E gli sciamani hanno un potere anche di purificazione, il sonaglio ha un potere di purificazione molto forte, esattamente come il fuoco che brucia per purificare. No, per distruggere e far rinascere. Quindi questo per me è fuoco. E pulisco l'aura anche con questo, purifico. Ok, quindi per me questo è fuoco, molto scoppiettante Scoppiettante, sì, volevo dirlo. come suono, no? E Potrebbe quindi essere collegato un po' anche al serpente, non so, magari al sonaglio, al sì, fatto che. è vero, il serpente a sonagli anche, sì, con questo suo veleno, no? Che può trasformare, è molto trasformativo. Comunque anche il serpente è quell'animale che ci tenta, che ci porta in una nuova dimensione, se vogliamo, con il suo morso anche. E Certo. quindi questo era quello che pensavo dell'elemento fuoco. Quindi magari utilizzando questo strumento, io che ho tanto fuoco, posso giovare, posso trarre beneficio. Questa è la mia Perché poi il esperienza. fuoco è energia, certo. Poi il fuoco Fuoco è è. collegato con l'elemento energia, quindi dà energia questo. Certo. Oppure può aiutare chi ha una mancanza di fuoco, no? Quindi appunto dare più fuoco, dare più energia attraverso questo strumento. Molto Comunque, bello, molto bello. riequilibrare, perché alla fine il suono riequilibra. Per come lo usiamo noi. Ok. Brava. Brava, Poi non può far male, non può male far non fa. male, non può far male, ma magari a noi personalmente, a seconda del nostro stato energetico, riporta in asse, un po' come fa il Reiki. Hai citato che io sono anche reikista. Il Reiki ha questa funzione proprio di riequilibrio. Poi ho pensato all'elemento aria. E l'aria secondo me è la campana, cioè le campane in generale, perché hanno questo suono che viene proprio propagato in maniera semplice dall'aria, ok? Questa onda viaggia proprio nell'aria in maniera Vero. potente, maniera potente. Quindi
Un suono come questo, che si propaga, che crea un'onda sonora, Vibrazionale, certo. vibrazionale e che veramente ci connette attraverso questo elemento, quello dell'aria, ma anche la campana Cosci che riporta tutti questi suoni estremamente leggeri, estremamente alti. Che portano, quando io la suono, portano le persone nella dimensione dell'aria, nella dimensione del sogno, nella dimensione dei pensieri magici quasi, no? Quindi i campanellini, i carillon, questa eterità, questa leggerezza, questo è aria per me. Bellissimo questo, è morbido, molto morbido anche. Cavoli, Molto molto bello. bello. Mi stai dando delle dritte stupende, tra l'altro, perché sto facendo un ripasso che mi sa, vedi, io sono. No, perché sto facendo questo studio di. Poi ti faccio continuare, ma di studio per diventare istruttore di mindfulness. C'è la psicologia sulla comunicazione. Quindi ho fatto anche questo test dove c'è praticamente il fatto che ho scoperto di essere 60% visivo e 40% cinestetico. Quindi quando io vedo, quando proprio mi si ripresentano davanti le cose e con la spiegazione proprio pratica, mi si imprimono e quindi grazie. Sì, io ho questo Perché metodo comunque. molto, molto pragmatico, per insegnare. Io tengo anche corsi base di introduzione all'astrologia, ma essendo Ecco. un toro pragmatico, sono proprio terra terra, per me è importante la chiarezza espositiva e riuscire a far arrivare i concetti base alle persone. E infine abbiamo l'acqua e quindi abbiamo il tamburo della pioggia. Questo ti manda proprio in relax, comunque, Sì, anche. Bello questo, anche alto. è molto Anche alto grande. Anche questo fatto a questo. mano Tu. mi è stato donato, Ah, quindi ho vedi? Tu avuto questa bella. parti. Questo è il modo, il metodo così cronologico con cui usi gli strumenti. No, dipende. Di Ah, ok. solito parto col bastone della pioggia per introdurre anch'io con una sorta di Ah, meditazione, di mindfulness sul ok. corpo. Porto nel corpo le persone perché portandole nel respiro, portandole nel corpo, si spera che inizino un po' a lasciare andare i pensieri e riprendano contatto con le percezioni corporali, fisiche, no? E poi mano a mano inizio con una progressione di strumenti, con il tamburo sciamanico per comunque radicarli bene a terra sul materassino, ma portarli anche in un piccolo stato di trance. E poi con le campane, altri sonagli, ho anche il tamburo oceanico che ti porta nel Ok. mare, porta nell'oceano. Vari sonagli e poi le campane cosci alla fine che fanno sognare sempre tutti e tutti quanti. Molto Voglio bello. anche io quella campana, la voglio comprare, dimmi dove devo comprare. Quindi, e poi in tutto questo ogni tanto canto, no? E quindi capisci che è un percorso anche esteticamente molto vario che piace molto alle persone, anche perché ho notato nella mia esperienza, ma forse anche tu usi solo le campane, ho capito bene? Usi solo le campane? Ho anche il Koshi acqua, Ok. il bastone della pioggia, un po' piccolino, diciamo, però prevalentemente campane perché ho adottato il metodo che inizio con una meditazione guidata e poi finisco Certo. con sempre una meditazione. Quindi lavoro sulla voce proprio per portarle nel superconscio, Sì. E però poi parto con le campane, diciamo, io ho prevalentemente. notato che i diversi strumenti risuonano in modo diverso nelle persone, quindi c'è quello che adora il tamburo. E mi parla solo del tamburo alla fine dell'esperienza perché poi Sì, raccolgo i feedback, vero, voglio sapere, sono curiosa. certo. Poi e c'è invece chi odia totalmente il tamburo perché il tamburo può anche creare agitazione. E cosa gli dici? Ascolti e basta o quando dicono no, però il tamburo a me non mi è piaciuto.
No, perché poi dipende anche dai momenti, perché alcune persone non sono abituate a quel suono, quindi gli sbarella, non riescono a Vero. collocarlo e soprattutto le persone che hanno un po' un forte controllo, hanno bisogno Sì. di controllare fortemente, hanno un po' paura del tamburo, perché Ma cosa manda gli sta fuori. smuovendo? Esatto, chissà Sta cosa gli sta smuovendo. smuovendo. Invece le campane, bene o male, le adorano tutti, anche se poi c'è quello un po' indifferente alla campana, perché è un suono molto etereo, molto sottile. Queste qua le adorano Sì. tutti, tutti. Non ce n'è uno che mi abbia detto cos'era quella roba lì che non mi è piaciuta. E poi molto, vengono molto amati anche i suoni del. Io ho dei sonagli australiani, sono dei semi grossi così che sembrano ciottoli sulla Ah. sabbia in riva al mare, poi col tamburo oceanico. Quindi la gente lì impazzisce perché poi si proiettano Sì, nel poi sono mare. gusci. Sì, Gusci gusci, di bravo. semi. Quelli ho E anch'io, tipo tro quindi, tro tro tro. sì, bravo. E quelli anche sono molto, di solito sono molto amati anche quelli. E Quello quindi dove io lo avevo. abbini lì? Quello Come? dove lo abbini? Com'è, che strumento di elemento è? A che elemento lo Quello è colleghi? elemento sempre acqua insieme al Ah, tamburo oceanico. Il tamburo oceanico a volte viene percepito anche come un grande vento, come un grande uragano, ma lì capisci che ci sta mettendo la persona, il suo sentire, il suo ok. Ah, sì, vissuto certo. di quel momento lì. Quindi ecco, diciamo che c'è anche la bellezza estetica di questi suoni che colpisce molto. Ma al di là del nostro pensiero, perché la nostra mente viaggia sempre a mille, anche quando dovremmo essere lì totalmente Razionale. forti e stecchiti, ma il lavoro del suono agisce ugualmente, quindi è quello il potere, capisci? Il suono va al di là di quello che può essere il nostro pensare. Quindi questa è la grande forza di questi bagni sonori, dove poi te ne accorgi perché le persone escono da quell'esperienza completamente diversi da come sono entrati, no? Quindi lì vuol dire che il E non se lavoro ne c'è accorgono, stato, tra l'altro. se ne Esatto. accorgono in maniera consapevole, questo che dico. Cioè, se hanno dei pensieri legati al suono, questo mi piace, questo non mi piace, perché noi nel mondo duale dobbiamo sempre etichettare, dare una connotazione di giudizio, in realtà poi dobbiamo fare i conti col fatto che il nostro corpo e la nostra psiche viaggiano su altri binari e rispondono al suono in maniera trasformandosi, no? Assolutamente sì, anche proprio il fatto che entrano sui gomiti e poi escono. Oh, ma io stavo bene anche prima, capito? Per dire che poi in realtà gli hai fatto un lavoro profondo. Poi è bello perché alla fine una signora una volta è venuta a fare un bagno sonoro, tossiva, tossiva, fa, oh, ma Alex, no, cioè alla fine no, tossito, poi non stavo bene. È diventata la mia fan numero uno, tra l'altro. Vedi? Continuava. Perché gli si era Sì. sbloccato qualcosa e stava, cioè, poi fan, non voglio dire fan, estimatrice, che è meglio, perché poi anche, stiamo attenti alle parole, perché poi anche lì c'è uno studio molto particolare su quello. Però è importante che le persone capiscano, entrino in una consapevolezza di trasformazione, come anche Goldman. Infatti, immaginazione, visualizzazione, guarigione, poi manifestazione, poi è sempre quello, l'intento giusto. Se tu sei lì e poi come noi partiamo un servizio di rigenerazione, ma se non lo sentiamo prima noi è inutile, perché infatti lo dico sempre, dico le campane non funzionano. Parto subito con questo, le campane non funzionano se non siete voi che mettete l'intento giusto al fatto che siete qua. Tu hai detto molto bene prima la bellezza, il fatto di essere in una situazione di estetica. La bellezza è anche il fatto di essere nel momento presente, goderselo e meravigliarsi. Non è che capita sempre di trovare davanti degli strumenti come quelli che hai tu, come le campane, come delle chiavi che possono aprire delle porte dell'anima, del sentimento, delle percezioni, delle emozioni. Quindi le persone, come respirare, no? Tu prima hai parlato del Brahmari, che poi è comunque. L'humming è come se fosse il Brahmari, nel senso in quella situazione, no? Con la M, perché richiama un po' l'ape, no? Nella tradizione vedica. Però
Però nel respiro, no? Ci dimentichiamo magari a volte di dire cavoli, però il nostro subconscio lavora potentemente perché è stato proprio collocato dal fatto che il nostro corpo automaticamente fa mandare i polmoni, il sangue nel cuore che pompa. Se noi dovessimo fare questo con la mente conscia saremmo morti in No, un secondo. esatto. Per quello il Quindi le suono persone. arriva a livello proprio viscerale, no? Nel corpo, perché viaggia su altri, anche su altri canali, non solo nel canale razionale, estetico, consapevole. Che tu lo voglia o no, funziona, male non può fare perché si lavora su alte frequenze. Chi non riesce a recepire perché è in basse frequenze, ma io lo dico sempre, quando prima dei bagni sonori, state in atteggiamento comunque positivo, ma non è perché stiamo parlando di New Age o cose campate in aria, perché noi siamo esseri di luce, noi siamo esseri che lavorano in formazione, in energia, non solo materia. Quindi se siamo qua in sinergia insieme, ricordiamoci che nel bagno sonoro il trattamento lo fate anche voi e quindi se pensate a qualcosa che vi fa vibrare il cuore, come un pensiero, una cosa che volete magari così ottenere dalla vita, un obiettivo, pensate come dicevano in Cina nel Qigong, Waza, cioè Waza è già compiuto, è stato già guarito, è già fatto, ok? Quindi è molto bello. Stanno arrivando dei commenti, adesso. Leggiamo, che salutiamo anche, c'era Soria, Mariella, un abbraccione, buonasera. Carmen, buonasera anche Carmen, grazie per questa splendida diretta, grazie anche a voi per essere qua. E Maura, ciao Maura, un abbraccione anche a Maura, buonasera Alex e grazie a Dorietta. Odette, il tamburo è meraviglioso, probabilmente se Odette improvvisa col canto e forse col tono di voce è sensitiva e canalizza, va oltre la normale. Empatia. Che ne può pensi? essere, sì, può essere, può essere. Ovviamente non voglio vantarmi di cose che non conosco bene, ma nel senso che appunto io cerco di lasciarmi andare. Quella ho, come dire, maturato nella mia esperienza musicale di cantante, di cantautrice, quella sicurezza che mi consente di cantare così davanti a tutti. Questo mi agevola, perché Vero, vero, vero. mi lascio Brava. andare anche all'improvvisazione, no? Quindi è un canto improvvisato. Quando abbiamo già io e Alex quel mattoncino da musicisti, possiamo già andare oltre noi, possiamo già sperimentare un po' più avanti. E quella è la nostra fortuna, chiamiamola così. Io la chiamerei più appunto questa competenza che è stata sviluppata in anni e anni di musica. Di musica a livello professionale, capito? Quindi a quel punto probabilmente si apre un'ulteriore porta di percezione. Figurati, Maura, non c'è problema. Quindi si apre un'ulteriore porta di percezione che ci consente di affidarci anche a un canto più sensibile, più sensitivo, più canalizzato, se vogliamo chiamarlo così. Vedi, quando poi fai parte di certi circuiti entra una certa particolarità, cioè noi entriamo nella, come dire, voglia di far stare bene gli altri, perché dentro di noi c'è quella sicurezza, come hai detto tu. Però è importante che venga amplificata la voglia di stare proprio nelle alte frequenze, perché già ne abbiamo insomma, passate, voglio dire, abbiamo fatto la nostra esperienza, ma ora dobbiamo, cioè, ci concentriamo proprio su quello che è far stare bene gli altri in alte frequenze, secondo me. Quindi e questo è l'importante. Poi dopo, se non hai una buona empatia tu, lo dicevamo prima, no? Quindi è importante questo. Come secondo te Odette, ma innanzitutto grazie. Quali sono, vabbè, ovviamente, come incoraggi magari le persone a integrare alla suonoterapia, all'astrologia, comunque nella routine quotidiana per mantenere un equilibrio energetico? Quali sono magari dei consigli che Allora, se non dai? avete modo di partecipare a qualche bagno sonoro, che è sempre consigliato, non necessariamente i nostri, ma ci sono tanti bravi operatori ormai in giro sul territorio, se non avete questo modo, ci sono comunque anche delle registrazioni, dei dischi, dei video anche qui su YouTube, che
possono aiutare, no? Un po' a entrare in uno stato più meditativo attraverso il suono. Questo è una cosa, quindi provate veramente a cercare anche semplicemente digitando Come il mio suoni album. come il tuo Questo è il album. mio album di Esatto, campane tibetane. no, bravissimo, allora ce l'abbiamo. Quindi anche la musica registrata comunque può avere questo effetto, ok? Io devo dirvi la verità, adoro, adoro il lavoro di un altro sound healer pazzesco che in Italia non conosce praticamente nessuno, che si chiama Tom Kenyon. Lui lavora con la voce a dei livelli incredibili, cioè lui veramente canalizza perché si sente che non è una voce umana in alcuni momenti. E sul sito di Tom Kenyon trovate, purtroppo penso sia solo in inglese, però magari riuscite a impostare sul vostro browser la traduzione in italiano. Trovate tantissimi MP3 gratuiti o tracce che potete ascoltare per la vostro benessere, la vostra guarigione, la vostra trasformazione proprio. Quindi anche quello è un ausilio che mi piace consigliare perché veramente è molto poco sfruttato e molti non lo conoscono ed è un personaggio pazzesco. Ne hanno fatto Lui, anche un documentario, giusto? sì, esatto, ne hanno fatto anche un documentario proprio per la sua potenza straordinaria. Il sito è veramente brutto, però se andate a cercare, a leggere, ci sono proprio delle possibilità di scaricare degli audio e con delle tecniche di lavoro su di sé attraverso queste queste tracce audio che sono assolutamente ben spiegate. Quindi mi sento di consigliarvi anche questo e infine di utilizzare anche il vostro potere personale della vostra voce, quindi sfruttando facendo degli om, potete imparare qualche mantra, cercate di impararlo anche lì da qualche guru affidabile, oppure utilizzando humming effect, come suggeriva Jonathan Goldman, e quindi ricavandosi 2 o 3 minuti al giorno per centrarsi in un momento di quiete e proprio facendo una M prolungata, un po' come l'effetto ape, come giustamente ci ricordava prima Alex. Ok, quindi una centratura in cui sentite che questo suono pastoso che vi fa vibrare le labbra diventa sempre più ricco, più profondo, andando magari ad abbassare la tonalità della voce e la frequenza, no? E quindi andando sempre in una maniera più profonda e sentendo proprio dentro di voi questo suono, questa vibrazione. Ecco, sentirete il potere della vibrazione attraverso la M. Puoi dimostrarci come potrebbe essere, magari, Ma questo? sì, semplicemente stando così in una posizione eretta, seduta, molto senza particolari rigidità, però con la colonna vertebrale ben posizionata in maniera eretta e lasciarsi andare a questo suono di M profondo. Quindi un bel respiro. In cui potete sentire la M che risuona nella maschera qui davanti nella vostra bocca, ma giocando con questa M, spingendola giù magari nella gola, spingendola giù. Cioè, sperimentate su voi stessi, questo è il consiglio, no? E capite che cosa per voi funziona meglio, dove va a risuonare meglio questa vostra voce, dove vi porta. Questo è un po' lo strumento che abbiamo tutti e che possiamo applicare, no? Allora, io posso ricordare anche alle persone di oltre a meravigliarsi di giocare, proprio di essere giocose, perché quando noi torniamo bambini, è quello, noi abbiamo il nostro bambino interiore, che nella terza dimensione qua lo hanno praticamente segato in due, cioè è il nostro bambino interiore che deve... però noi portiamo questa informazione alle persone che ci stanno ascoltando, grazie Odette che è preziosissima, che ci sta dando delle informazioni... Io dico lungimiranti perché tutte queste nozioni sono importanti per il benessere psicofisico,
Quando la M, come diceva giustamente Odetta, risuona nella parte della cavità orale, ma va proprio a lavorare sul naso, dentro, qua, dalle parti degli occhi, quindi si va a creare un rilassamento craniale proprio, cioè proprio il fatto di avere proprio tutta una rilassatezza a livello proprio della muscolatura anche del cranio, cioè il fatto che io ti dico, ti posso far vedere perché ogni tanto gioco, però faccio questo, no? Tipo. Poi parto a cantare, faccio, faccio le mie robe. Però mi diverto, mi piace, gioco, quindi giocate, il fatto di poter fare un bel respiro nel momento in cui state comunque vivendo questa cosa, state nel momento presente. Quindi state facendo qualcosa per voi stessi. Sì, e assolutamente aiuta tantissimo l'esprimersi anche con la voce e ci aiuta veramente a manifestare il nostro potere, no? Esatto, perché sai cosa? La Chiesa, lo dico spesso, ha bruciato i primi tre chakra con i tre voti. Il primo chakra è stato bruciato col voto della povertà, perché noi in realtà siamo parte di questa abbondanza e quindi poveri di che. Secondo chakra bruciato con la castità, noi siamo creatori, non consumatori. E il terzo chakra è stato bruciato con l'obbedienza. Noi siamo padroni di noi stessi, quindi il terzo chakra è importante quando faccio anche i trattamenti, il test kinesiologico, molti terzi chakra va giù. Però, Bravo. È però vero, anche capita perché è comunque collegato anche con l'intestino, che è il secondo cervello, con l'autostima, con tutto quello che è proprio la nostra forza interiore che questa terza dimensione cerca di buttare giù con la competizione, con il poter essere sempre in quella sorta di gara a scuola, nel lavoro. Quindi figurati, io quando tu mi hai detto della musica so benissimo, cioè devi stare lì a dover far parte di certi meccanismi che poi a un certo punto dici, ma sai che c'è? Basta. Perché poi esatto. c'è chi entra, ma sai quanti frustrati, cioè. Poi la cosa brutta è che continuano, magari raggiungono quel successo, che anche il successo vuol dire successo, cioè passato, però hanno soldi, hanno fama, ma non è quello che vogliono fare. E lì è brutto, perché poi vivono delle cose che non risuona con la loro musica, anche magari che fanno. Poi figurati. No, no, ma io infatti lo dico così, che la mia fortuna è stato quello di non diventare poi particolarmente popolare o nota o famosa, perché lì entri proprio in un meccanismo abbastanza stritolante. E invece così ho avuto la libertà di sperimentare, di toccare un po' questo mondo, di potermi esprimere e di riuscire a cambiare percorso nel momento in cui ho desiderato farlo. In libertà. Certo, in libertà. Osho Esattamente. diceva, la libertà viene prima dell'amore. Sì, io Come sono stai, molto per la Odetta? libertà. Io Eh sì, bene, come sono un po' stai? sono stanca adesso, ma bene, dai. Sai che siamo arrivati all'ora 20, eh? Un'ora e 20. È 1:20 di chiacchierata. E siamo nel pieno del solstizio, quindi magari anche queste belle sonorità che abbiamo condiviso oggi aiuteranno a entrare nell'energia dell'estate, della luce, visto che parliamo di schiocco di luce. La Grazie, che serata dolce. più lunga dell'anno. Esatto. Io vorrei ricordare alle nostre persone qua presenti e poi anche chi vedrà la registrazione, sempre su questa diretta o registrata, sarà registrata, i tuoi contatti che facciamo vedere, quindi potete contattare Odette, Suono e Astri su Facebook, La mia pagina Facebook. Instagram, esatto, Odette Di Maio così. Poi se volete scrivere, se avete domande, comunque vi interessa magari, adesso magari se vuoi dire degli eventi che hai, così lasciamo la mail un attimo.
I tuoi 20 Allora, prossimi guarda, eventi? al momento mi prendo un po' un break questi 2 mesi, Ok. e ritornerò sicuramente a settembre con dei bagni sonori a Milano. Io di solito opero in un centro di fisioterapia a Milano, in zona Cagranda, Niguarda, poi alle Jolimonde, che è una piccola associazione di Sesto San Giovanni, porto i miei bagni sonori. Ne abbiamo già fissato uno per domenica 28 settembre, se non erro, e poi anche a Bresso, insomma, altre zone. E poi dall'autunno ancora di più mi muoverò anche su Firenze, Roma, Verona, Grosseto, quindi mi muoverò anche nel giro del resto d'Italia piano piano, perché ho proprio questa Bellissimo. già piena di campane, ho voglia di girare, di portarle in più posti possibile. L'ultima volta a Verona avevamo 26 persone, tutte sdraiate lì. È stato un bagno sonoro magico, favoloso. Fantastico. Sì. E quindi questa cosa sicuro. Poi invece, se volete prendere contatto con me, non lo so, anche per tutto il tema legato all'astrologia, quindi capire come funzionano i consulti, capire cosa vuol dire un tema natale o l'analisi dei transiti, scrivetemi pure e condividerò tutte le informazioni che desiderate, visto che mi occupo anche di quello. Approfondisci un attimino questo aspetto su questa Sì, cosa, così. allora, sostanzialmente ognuno di noi, nascendo in quel determinato momento, in quel determinato luogo, va a creare la sua mappa di nascita, il suo tema di nascita, e che viene calcolato proprio dagli astrologi, che poi vanno a cercare delle interpretazioni rispetto alle configurazioni dei pianeti nei segni zodiacali. Quindi, quando io dico sono del toro, vuol dire che ho il sole che transitava nella costellazione del toro nel momento in cui sono nata a maggio, ok? Ma ogni pianeta del nostro sistema solare si va a collocare in un segno zodiacale. E quindi la magia della lettura del tema natale è andare a vedere come noi risuoniamo in questo ecosistema magico del nostro sistema solare e come questo ecosistema in qualche modo ci trasmette delle caratteristiche personali, delle opportunità, dei talenti, delle sfide, delle risorse da affrontare nella vita col nostro libero arbitrio. Ma se noi conosciamo qual è questa mappa, qual è questo insieme di caratteristiche, cioè è più facile arrivare a un livello di consapevolezza migliore. Quindi la lettura del tema natale per me è magica e aiuta tantissime persone in un'ora di consulto già a illuminarsi per determinate cose che nella sua vita non riusciva a spiegarsi e che invece vengono in qualche modo lette tranquillamente dall'astrologo. Mentre i transiti vanno a vedere come questa mappa del momento di nascita si va ad attivare nel momento presente con i pianeti che in questo momento sono in altri magari segni zodiacali, ma che vanno a stimolare i punti sensibili della nostra carta e quindi ci portano un'evoluzione, ci portano una trasformazione, ci raccontano il loro messaggio e la loro storia. Quindi anche la lettura dei transiti è molto affascinante, soprattutto quando stiamo vivendo un momento un po' di smarrimento o di difficoltà, perché riescono a spiegarci molte cose. Sei preziosissima, veramente le tue nozioni sono di una anche facilità nella complessità magari no, dell'argomento, ma ha spiegato proprio perfetto, quindi grazie, grazie di cuore, Odette. Ma ora ci Grazie diceva, a a proposito del timbro di voce, trovo che ci sono delle voci, per esempio, degli audiolibri o dei leader delle band che ci risuonano, fanno bene, altre voci sono disturbanti al di là del contenuto proposto. Grazie, Maura, cosa ne dici, Odette, di questo? te. No, ma indubbiamente è così e dentro ogni voce c'è una storia di una persona. Non so se avete notato anche che ci sono delle voci di donne o di uomini che sembrano voci di bambini, no? Sembrano voci infantili, voci cristallizzate, che hanno cristallizzato qualcosa nella loro vita. E
questo effetto dissonante può destabilizzarci quando le sentiamo, no? Però è una comprensione, tu che stai studiando questo corso di cui ci parlavi prima, è una comprensione che avviene a livello paraverbale, cioè non è alla nostra attenzione cognitiva che arrivano queste informazioni. Noi le registriamo e registriamo una certa dissonanza. Quindi Maura le definisce disturbanti, ma in realtà possono essere qualcosa che non ci torna. Come mai questa persona ha questa voce molto stridula, molto alta, non è piena, non è rotonda, non è completa? Probabilmente lì c'è qualcosa da andare a sbloccare in quella persona. La voce si è cristallizzata solo su alcune note. Su alcune frequenze, qual è la storia dietro questa persona? Perché è così? Si manifesta non pienamente, non in modo rotondo. E qui lavorano altri professionisti, ovviamente, su queste Molto tematiche. bello, perché un po' giustamente menzioni il paraverbale, quindi vanno a lavorare proprio sul tono, il timbro, la velocità, il volume. Quindi Certo. Maura intende proprio anche questo modo. Vedi, poi ovviamente, secondo me è anche un po' magari come quando tu magari utilizzi gli strumenti, qualcuno magari risuona meno la campana, meno il tamburo, un po' Esatto, così. esatto. Sì, sono frequenze, no? Quindi sono frequenze che poi vanno anche utilizzate in modo sapiente, quindi non tutte le persone sono consce della loro voce e non, magari non sanno usare al meglio la loro voce, no? Sappiamo anche che noi che abbiamo cantato c'è la respirazione diaframmatica, quindi io potrei parlare in un modo molto più caldo, molto più soave, molto più suadente se uso completamente il mio diaframma, il mio respiro. Quindi ci sono anche delle tecniche che consentono di guarire, di migliorare la propria modulazione sonora della propria voce. Infatti, Maura non amo le voci stridule, ma preferisco i toni bassi anche nelle donne, infatti. Perché i toni bassi ci calmano. Ci rilassano ovviamente anche il ritmo con cui si parla, no? Io posso parlare in un modo molto più lento oppure essere completamente veloce e parlare così super stressata, no? E ovviamente questo crea degli effetti diversi nelle persone davanti a me, crea proprio degli impatti, proprio fisiologici anche secondo me, no? Oltre che psicologici. Grazie, Odette. Ma una tua cantante o un cantante preferito che ti è stato come modello? Ma guarda, i cantanti preferiti ne ho avuti tantissimo, tantissimi nella mia adolescenza. Ho amato molto Susan Vega nella sua semplicità, non so se qualcuno se la ricorda ancora, oppure Tanita Tikaram che aveva questo timbro bello basso, molto profondo. Adesso, guarda, proprio scoperta di questi giorni è Willow, che è la figlia di Will Smith, l'attore. Ti consiglio di andare ad ascoltare perché ha fatto un album strepitoso, una voce pazzesca, Paolo. nera, ma bellissima, che coniuga jazz e pop in una maniera molto, anche molto melodica, quindi è veramente meravigliosa. E a voi che cosa vi piace? Che cantante vi piace? Scrivetelo nei commenti. Poi, ovviamente, ci sono. Molto bella anche questa. Vedi, poi come dico sempre, mettetevi anche una playlist di 12 ore che state facendo qualcosa che vi faccia risuonare il cuore, perché le risonanze, come la musica che va dal gregoriano all'heavy metal, ci sono 200 anni, però ovviamente selezionate della musica che vi faccia vibrare proprio il cuore. Pensa che Michael Jackson diceva che una canzone è come un mantra, perché se è un ritornello poi ti entra e tu lo ripeti in loop, Eh sì, proprio è ti fa così. star bene. Ma tu mi dicevi prima anche il fatto di cantare, no? Che noi abbiamo già quell'attitudine nel fare cambiare proprio l'umore delle persone, e questo è già un talento, comunque, nell'umiltà di tutto quello che ti posso dire, ovviamente. Però abbiamo la fortuna e i sogni non sono gratis, però bisogna lavorare, bisogna persistere, bisogna essere confidenti, come dicevi tu, e lavorare tantissimo su se stessi, perché c'è tanto lavoro.
introspettivo, è autoterapia, cioè per noi stessi. Ad esempio, le persone, ah, tu sei una rockstar, fai il concerto, arrivi, no, cioè, dietro ci sono prove, ci sono selezioni di band, di brani, di locali, strumentazioni, ore, ore, che tutto, è come preparare un piatto, ci metti un'ora e poi lo mangi in 10-5 minuti, giusto? Il Sì, fatto di così. essere in concentrazione e dare tutto in quel poco tempo, però c'è tutto dietro, c'è una preparazione. Sì, è così. È assolutamente così. Quindi a me piace abbinare la preparazione, la professionalità anche alla spontaneità, all'intuizione, no? Quindi questo è un po' il mix che mi Esatto. contraddistingue. Terra, fuoco, quello che dicevo. Io sono vergine, vergine, figurati. Tu sei terra, Vergine, fuoco. vergine. Vergine, ascendente vergine, infatti le campane sono sempre tutte messe In super ordine, meticolosamente in pulite, super. legate, Esatto. pulitissime, senza un granello di Sì. polvere. Va Sempre bene. così, giusto? Perché sai che poi c'è. Beh, devo ringraziare anche questo modo di fare, perché comunque mi ha dato anche una mano nell'essere anche disciplinato nella mia visione. Caspita, la Vergine è super Lo so. disciplinata. Saluto a Giovanna anche, che a me piace Adriano Celentano. Pensa che io cantavo, i miei genitori da piccoli mi facevano ascoltare Celentano, Michael Jackson, poi c'era anche Tony Esposito, mi ricordo dei dischi. Però Celentano sì, è iniziato con Celentano, c'è un disco di John Lui, figurati, quindi mi piaceva la sua posa. Veronica, buonasera. Ciao a tutti, oggi sono in ritardo, tornata ora giusto in tempo per vedervi. Siamo quasi alla fine, cara Veronica, però puoi rivedere sempre la E puntata. ascolteremo, dai, anche Giovanni della Vergine. Anche Giovanni Vergine, sì, Giovanna, hai visto? Allora ne sai qualcosa anche tu. Però vedi, sì, grazie, grazie per essere qua. Se volete appunto contattare, rimettiamo i tuoi contatti appunto per chi è appena entrato, ringraziamo anche che siano qui. Quindi potete trovare Odette su Facebook, su Noe Astri, su Instagram Odette Di Maio. Potete mandare una mail o @di_maio@gmail.com. Quindi molto bello questo connubio tra l'astrologia e il fatto di poter utilizzare gli strumenti come dici tu, con la voce e con gli strumenti che utilizzi, che non sono solo le campane, ma aiutano con gli elementi della terra, del fuoco, dell'acqua, dell'aria. Io dico anche, magari c'è uno strumento che potrebbe essere collegato con l'elemento spirito. Cioè il fatto di essere magari proprio l'aria, però magari etereo, no? Un elemento più. Sì, devo approfondire questa cosa. Allora, sono appena tornata da un'isola delle Baleari dove ho partecipato a un mini bagno sonoro, era proprio mini, e hanno tirato fuori questo strumento pazzesco, era un esagono di legno che conteneva tutti dei tubi, quindi una sorta di arpa tubolare, vorrei chiamarla così. Non so se hai visto che ci sono anche queste arpe un po' trapezoidi, vabbè, sono degli strumenti pazzeschi e quelli secondo me sono più vicini a questo elemento spirito che dicevi tu. Secondo me quello è un po' il futuro del bagno sonoro, eh? Le campane verranno anche un Ah. po'. Diciamo, ci si evolverà anche su questi nuovi strumenti che sono Ci proprio si delle evolve. manifettura e che però Delle non arpe, sono. hai detto, giusto? Sì, sono della sorta di arpe, adesso non so come vengano chiamate, le devo cercare, poi te le scrivo. Ah, va bene, va bene, va bene. Veronica, lo so, mi spiace, ero fuori stasera, non sono riuscito a vedere l'inizio, sicuramente la guardo domani. Domani sera invece chi ci sarà? Domani pausa, domani ritorniamo poi. Anzi, farò delle meditazioni guidate che potete trovare sempre sul mio canale. Potete usufruirne liberamente, però voglio fare una meditazione guidata, quindi già Veronica e altri volevamo farla, quindi chissà che in questi giorni, che io poi preparo l'editoriale per la settimana prossima, quindi con altri ospiti da martedì, mercoledì, giovedì, quindi ecco, questo è un po' l'iter.
E siccome Maura, grazie Veronica, e siccome anche Maura ha scritto, aspetta, che, ah, vedi Maura, il canto dell'acqua che scorre è molto spirituale, secondo me. Vedi, però ognuno risuona con degli strumenti, con delle sonorità diverse. Il canto dell'acqua, ma in generale anche il canto della natura, no? Il frusciare del vento tra gli alberi, lo schiocco, il crepitio del fuoco, cioè veramente sono tutti elementi presenti e molto evocativi, tutti intorno a noi e ognuno risuona in maniera diversa a queste sonorità. Anche in funzione di quel mix energetico che dicevo, no? Secondo me. Certo. Comunque stasera nottambuli, si sono collegati tutti alle 10:30, di solito fanno la nanna, magari devono andare. Però vedi, Maura prima ha scritto questa cosa, vedi, ha fatto riferimento a Elvis. E mo sai che ti dico? Ti devo fare una cosa, Maura, guarda, aspetta, Allora, a parte che come i Blues Brothers, Elvis Presley, sono cresciuto così, però per dirti, Well, it's a wonderful morning, beautiful show. Pretty girl, ready now, go get cold, don't you? Stay on my blues way shoe. But you can do anything, but it hold for my blues way shoe. Waiting on me down, staring in my face. Running my lane all over the place. Doing the thing that you want to do. But ha ha ha, when it hold for my shoe, and no two. Stay on my blues way shoe. But you can do anything, but you hold for my blues way shoe. Come on! Step away from my blues way shoe! Pensa che non l'ho mai suonata Grande. con la chitarra questa comunque Figurati. sempre mi piace improvvisare, ma che bello, siamo all'ora e mezza. Allora, ho detto grazie di cuore per la tua disponibilità, simpatia, Grazie gentilezza, e se vuoi lasciare un ultimo, ah, vedi grazie Maura, vai Alex, grazie, ti voglio ancora più bene, grande rock and roll. a voi. Stupenda, è la mia preferita anche perché mi fin da piccola facevo gare di ballo con i rock Figurati. and roll. Mi sono... Ah, grazie, Hai vedi, trovato siamo quella sempre sulle giusta. connessioni di rock and roll. Vai, sono felicissimo, veramente, perché questa è la mia vita, insomma, il fatto di essere un po' in pausa, però dovrebbe succedere qualcosa di tornare in tour, magari negli Stati Uniti, vediamo, non si può dire ancora niente, però io ho creato questo canale per essere in alte frequenze e poi vedi, vedi, cara Odette. Chi si risuona, si ritrova. Non fa rima, però si capisce il Speriamo, concetto. dai, allora, in bocca al lupo. Comunque a Milano, quando tornerò verso autunno inoltrato, ci vedremo magari, no? Sicuramente Sentiamoci, ti verrò a certo. trovare. Volentieri, volentieri, dai. Io ti ringrazio, è stata una bellissima serata. Abbiamo veramente parlato di tante cose belle, interessanti. Spero che sia rimasta interessante anche per il pubblico di stasera e di chi ci vedrà dopo. E diffonderemo anche sui nostri canali questa bella intervista. Se ti va più in là, magari verso i tuoi eventi, rifaremo un'altra diretta, così almeno Ok. potremo anche pubblicizzare le tue nuove sessioni. Grazie, Quindi va bene. grazie di cuore, Buona estate a passiamo i tutti. saluti. Buona estate a Stai, buon tutti. solstizio, buona estate a tutti. Stai qui, ho detto, che adesso faccio i saluti e poi ci salutiamo un attimino. Cari amici, oh, vera, sono elettrizzato ancora dal rock and roll, quindi è stato un vero piacere avere Odetta Di Maio con noi stasera su Schiocco di Luce, condividendo la sua conoscenza e la sua esperienza nel mondo della sonoterapia e dell'astrologia, con quella voce meravigliosa che ci ha fatto anche sentire e con gli strumenti stupendi che lei usa ai suoi eventi. Un applauso virtuale per lei. Quindi, prima di Grazie. salutarvi, un abbraccio, un abbraccione anche. Vi invito a fare alcune cose importanti. Non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi contenuti e condividere questo video con amici e familiari che potrebbero trarre beneficio da queste informazioni e ispirazioni. Iscrivetevi al nostro canale Schiocco di Luce per non perdere i prossimi video dirette. Lasciate un like, un commento qui sotto per farci sapere cosa ne pensate e se avete domande o argomenti che vorreste approfondire in futuro.
Quindi io posso solo che dirvi grazie ancora per essere stati con noi. Continuate a seguire il vostro cammino di crescita e consapevolezza e ricordate, ogni istante della vostra vita può essere uno schiocco di luce. A domani e buonanotte. Buonanotte, ci vediamo anche settimana Buonanotte. prossima. Comunque sorprese. Ciao. Ciao, grazie. Ringrazio anche, grazie, grazie a tutti. Buonanotte, ciao. Rock and roll.